nell'episodio numero 58 della carriera allenatore con il Cambridge United su FC24, la carriera fatta solo per voi, dedicata solo a voi che siete i veri fedelissimi di questo canale. Prima di iniziare io come sempre però vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa carriera e vi ricordo che tutte le sere alle ore 19 avete un nuovo episodio da guardare, da gustare, dal primo fino all'ultimo secondo. Ora partiamo subito con il video perché sono carichissimo, questa è la classifica, siamo terzi con 47 punti, al primo posto c'è il Chelsea a quota 54, 4 video fa, 4-5 video fa eravamo in zona retrocessione e ora siamo qui signori a lottare clamorosamente per la Premier League. Questo però sarà un video importantissimo perché abbiamo il Liverpool e il Tottenham, due partite complicatissime, ma se vogliamo vincere per davvero il titolo e quindi fare una cavalcata che resterà nella storia del calcio, nella storia di YouTube, dobbiamo battere il Liverpool e il Tottenham, entrambe partite in casa davanti al nostro pubblico. Ne abbiamo poi altre due con il Fulham e con il Crystal Palace. Sulla carta queste due sono partite più semplici, però prima di pensarci concentriamoci su queste due che sono complicatissime. La squadra è questa, siamo al 93% di forma fisica con 84 di lucidità e allora basta parlare, andiamo subito dentro per sfidare il Liverpool che si trova al sesto posto ma con 44 punti perché la classifica è molto corta, 47 47 47, poi c'è il Liverpool a 46, quindi non sottovalutiamoli, andiamo dentro, veniamo da un bellissimo momento, loro sono leggermente stanchi, soprattutto Raspadori, Goreska, Milinkovic, anche il terzino sinistro che non conosco, molto molto stanco, però sono comunque il Liverpool, siamo a difficoltà massima come sempre. Andiamo dentro quindi per la prima partita del giorno. Uche e Klopp che parlano e poi insieme signori, anzi ognuno va da un lato. Giustamente Klopp va nello spogliatoio del Liverpool e invece Uche nello spogliatoio della squadra più forte, ovvero il Cambridge. Si parte signori, prima partita del giorno. Mo Salah attacca il Liverpool, attenzione qui Goreska, bravissimo Morera che riesce a recuperare palla, poi usciamo con difficoltà, mamma mia, io se non rischio non sono contento. Pure se mi sto giocando, che ne so, tutto quello che c'ho, io se non esco palla a terra non so contento. Ancora il Liverpool che insiste con Raspadori, attenzione qui perché la mette dentro, basta per Milinkovic, destro, rete, 1-0, gol del sergente Milinkovic-Savic. Punizione per il Liverpool che insiste, attenzione qui, colpo di testa, allontana via, attenzione Bennett, spazza questa palla, mamma mia, spazziamo questa palla ogni tanto, attenzione che possiamo andare in contropiede con Sforza che allaga dall'altro lato, sbaglia il tocco, 34 minuti di difficoltà. Raspadori, ancora il Liverpool che insiste con Momo Salah, attenzione perché potrebbe metterla dentro, vediamo se lo fa, no perché c'è Simba che ferma tutto, mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, non abbiamo fatto praticamente nulla, vediamo se riusciamo a bucare adesso con Campos che ha 99 di velocità però non li dimostra, quindi non riesce a sprintare, poi tocco dentro sbagliato, tocco dentro sbagliato, mamma mia, questa partita, questo primo tempo mi ricorda il primo tempo fatto contro l'Aston Villa, un primo tempo veramente molto 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 brutto in cui non siamo riusciti ad azzeccare nulla, vi ricordate com'è finita quella partita? 2-1 per noi. Attenzione qui però, Goreska potrebbe tirare, lo fa, tiro ribattuto, destro, Alvarez in qualche modo ci salva e poi Bennett spazza via e l'arbitro fischia alla fine del primo tempo, così non va. Allora, voglio fare un cambio per dare un po' una scossa a questa squadra, tolgo Gray e metto il Dragone che è leggermente più offensivo, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Tra l'altro è lo stesso cambio identico che ho fatto con la Aston Villa, quindi magari ci porta fortuna. Asimoe filtrate dentro per Barrios, attenzione qui perché è regolare, Barrios va andare davanti alla porta, uno contro uno, Barrios finta, scarico, filtrante, destro, sinistro, no, Dragone, e questo è meno male che doveva portare fortuna sto cambio. Che schifo di tiro hai fatto lì, se ci fosse stato Gray, cavolo, forse sarebbe andata in modo diverso. Milinkovic-Savic, tocco per Marzapane, filtrante, buono, filtrante, buono, sta mettendo al ritiro Leonard nel frattempo, giocatore che ci ha dato tanto, piano veramente veramente interessante. Calcio d'angolo per il Liverpool, attenzione qui di testa, Simue, no, destro sinistro, Alvarez in due tempi, incredibile, incredibile, poi usciamo con calma, io devo per forza rischiare per un'uscita perché se butto la palla poi come facciamo a ripartire, invece così almeno possiamo provare a fare qualcosa come adesso. Campos, attenzione, può andare fino in fondo, è veloce sul secondo palo, c'è qualcuno, la palla è buona, di testa colpisce, che cosa ha fatto, che cosa ha fatto Tavares, che cosa ha fatto Tavares, questo è un gol leggendario, mamma mia, questo qui è il giocatore più forte che io abbia mai avuto in tutta la mia vita nel colpo di testa, no, cioè è veramente qualcosa di incredibile, la palla che ha messo, il tiro che ha fatto, stacco, guardate lì, quasi a scendere, no vabbè, imprendibile, imprendibile, questo è uno dei gol più belli della mia vita e tutto questo è stato fatto grazie al contropiede, attenzione qui, attenzione qui, no, non roviniamo tutto, pallone fuori di poco, tutta questa azione è stata creata grazie
grazie al contropiede che siamo riusciti a fare, perché io non ho spazzato con Bennett. Quindi lo so che a volte devo spazzare, però delle volte bisogna rischiare la giocata per ripartire. Barrios filtra dentro per Campos, attenzione anche perché c'è spazio per andare. Campos è molto veloce, potrebbe anche andare davanti alla porta, vediamo se ce la fa. Non regge di fisico, ok, rallenta, tocco dentro, buona, alzala, ok, buona, stop, Tavares. No, Tavares, perché devi rovinare tutto? Perché? 3 ore per mettere giù quella palla, 3 ore per calciare. Bellissimo anche il pallone messo dentro da Barrios. Il dragone, tocco per Campos, che ha la gada, la tua, attacco dentro, ok, buona, Campos, Campos dribbling, l'ho trollata io. Vabbè, era difficile segnare da lì, c'era il difensore davanti, dovevo per forza fare una finta per provarlo a superare. Se ne qua, scivolata, bravo Bennett, punizione? No, ok, ho preso la palla forse, non lo so cosa ho preso, però va bene, non lo so, forse ho preso il piede. Bravo Bennett comunque, mamma mia che giocatore Bennett. Ok, dentro, buona, allarga dall'altro lato, buona per Asimue, Asimue 1 contro 1, Asimue, caccia col sinistro, super parata di Alisson, incredibile, devo metterla dentro, perché c'era Asimue lì, perché c'era Asimue lì, attenzione, di testa non ci arriva nessuno, Villalba, mettila giù, bravo, forza, scarico indietro per Moreira, non posso tirare, filtrante dentro e ho provato a fare un filtrante per il dragone, niente, niente, attenzione qui, la palla rimbalza, dai però, un po' più di cattiveria lì sul pressing, abbiamo bisogno della vittoria, finisce qui 1-1, che peccato quell'occasione all'ultimo con Asimue. Abbiamo fatto un secondo tempo veramente buono, cavolo, primo tempo inguardabile, secondo tempo veramente buono, un 1-1 contro il Liverpool che non ci soddisfa, il Tottenham perde punti, il Chelsea e lo United perdono punti a vicenda, quindi a livello di classifica non è cambiato assolutamente niente, però una bella vittoria ci avrebbe dato la giusta spinta, ecco. Programma di allenamento, direi che possiamo fare un programma equilibrato e lo applichiamo ovviamente a tutti i giocatori della squadra. Continuiamo ad avanzare nel calendario, vediamo un po' se arriva qualcosa. Madibo ceduto, ragazzi sì, è giusto perché Madibo mi ha chiesto la cessione, per chi non lo sa. Tra l'altro siamo anche riusciti a venderlo per una cifra molto molto alta, infatti abbiamo beccato, ci siamo presi un A come voto, e giocatore che ha chiesto la cessione e che di conseguenza andava accontentato. Questa è la classifica, siamo al 4º posto quindi con 48 punti, perché in caso di, cioè peccato perché in caso di vittoria potevamo essere a quota 50, quindi a pari punti col City e a meno 5, a meno 5 dalla Premier League, però purtroppo siamo lì a quota 48, piena zona Champions. Adesso sfidiamo il Tottenham, squadra in difficoltà, si trovano all'11º posto, la squadra è questa, 99 di forma fisica, 89 di riuscita, andiamo dentro signori per sfidare il Tottenham, non possiamo assolutamente sbagliare, dobbiamo vincere questa gara, andiamo. Tutto pronto? Ci siamo signori, Cambridge United Tottenham, si parte. Son, destro dentro, attenzione rovesciata, mamma mia, super parata di Alvarez, dobbiamo prendere l'abitudine di giocare anche i primi tempi, perché non è possibile, dai, cioè non possiamo vincere le partite giocando solo 45 minuti, occhio a skip qui, tocco per Kulusevski, dentro per Madison, non la vedo male sta partita, attenzione qui, Kulusevski potrebbe calciare, bravissimo Moreira, occhio al contropiede qui, occhio al contropiede, siamo messi molto bene, attenzione qui, Gray allargata dall'altro lato, perfetta per Barrios, che è un po' laterale, un po' esterno, mandare fino in fondo, vediamo un po' se ce la fa, fino in fondo, poi cross, dentro, basso, niente, non ci stava così, siamo ancora noi però con Bennett che appoggia per Gray, filtrante dentro subito, ok, è buona, dentro, passa, destro, e super parata di Costa, mamma mia, super tiro di Ambrosino, calcio d'angolo, attenzione, sembra buono, di testa colpisce Ambrosino, la palla finisce nelle mani del portiere, Kip, tocco per Pessina, attenzione qui, Pessina, sinistro, super parata di Alvarez, si dà molto equilibrata adesso, azione da una parte e dall'altra, i tifosi si stanno divertendo, io un po' meno quando attacca il Tottenham, e un po' di più quando attacchiamo noi, è gringo del mese, Uce, grande Uce, ottimo riconoscimento, giusto riconoscimento per quello che stai facendo con il Cambridge, hai sollevato una squadra che sembrava perduta, occhio a Tottenham però con Madison che potrebbe calciare, invece no, skip, tanto possesso palla che mi fa innervosire, cammello destro-sinistro, Madison destro-sinistro, attenzione perché possiamo ripartire in contropiede, mamma mia, il contropiede è la nostra arma signore, la nostra arma, con Tavares che può andare in velocità, ok, prova a passare in mezzo, ce la fai, non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai, allarga dall'altro lato, ok, perfetto, lo scarico per Bennett, occhio al secondo palo perché c'è Campos che chiede la palla, vediamo se salta, non ce la fa, lui è un tappetto, non ce la fa, tocco per Barrios, dentro, bassa, buona, Ambrosino sulla posizione di Asimue, che può andare fino in fondo, Asimue, dentro, bassa, non va, calcio d'angolo, sì, mamma mia, bella partita, calcio d'angolo, attenzione, di testa schiaccia, c'è ancora la parata di Costa, non c'è tempo per il corner, finisce qui il primo tempo 0-0, è da un bel po' di tempo che la palla non esce fuori, il gioco non si interrompe, quindi purtroppo non posso fare dei cambi, siamo ormai già al 78esimo, ultimi 20-30 minuti un po' complicati da ambo le parti, la partita si è un po' spenta, Pessina, tocco per Cammello, Kulusevski, attenzione qui, bravissimo, Barrios che recupera palla, occhio perché possiamo andare in contropiede con Barrios, che ha ragata la trovata grandissima per Campos, che è fresco e può andare, c'è Ambrosino in mezzo, Ambrosino scatta bene Ambrosino dentro, dai, ci stava come idea, ha chiuso bene il centrale, ci stava, era l'unico modo, stavo cercando di forzare quel movimento per poi dare, cioè nel senso forzare il movimento di Ambrosino, attenzione qui, bravissimo Villalba, che difensore straordinario, Gray contropiede, tocco per Tavares che prova ad andare in velocità,
Sempre però con questi palloni alti, facciamo fatica, devo metterla dentro base, attenzione qui, attenzione qui, secondo palo, va bene così, Asimue di prima dentro, è buona, Campos, Campos, finta niente, finisce qui la partita, uno di recupero, finisce qui la partita, 0-0. Doppio pareggio con il Liverpool e con il Tottenham. Un doppio pareggio che non soddisfa né noi né i nostri avversari. 2-5. Se vogliamo veramente fare un'impresa e portare a casa la Premier League, dobbiamo vincere queste partite. In questo momento siamo quarti con una partita in più rispetto anche all'Arsenal, quindi potremmo anche essere fuori dalla zona Champions. Bisogna andare piano, 20 giorni di pausa addirittura. Ma anche nella vita reale ci sono 20 giorni di pausa così a caso a marzo, no? Mi sembra di no. Comunque facciamo un programma tutto sulle prestazioni. Ovviamente lo applichiamo a tutti quanti i giocatori della squadra, perché in 20 giorni riescono tranquillamente a recuperare la forma fisica. Ad aprile ci sono 20 giorni di pausa. Offerta per l'Arena del Belgio non ci interessa, ma Divo venduto è una cessione abbastanza dolorosa, una cessione che fa male, però è una cessione dolorosa. Io sto ancora pensando al pareggio col Tottenham. Cavolo, bisognava vincerla quella partita. Però da un lato sono comunque molto contento, perché stiamo giocando bene, cioè stiamo sfidando comunque alla pari giocatori, cioè squadre molto importanti, ecco. E fino a 4-5 video fa lottavamo praticamente per non retrocedere, quindi il passo in avanti c'è stato. Manteniamo comunque la quarta posizione. Adesso sfidiamo il Fulham, che si trova al nono posto con 42 punti. Questa qui è la squadra 100% di forma fisica, 100% di lucidità. Siamo quindi al massimo in ogni settore, in ogni cosa. Di conseguenza non possiamo fallire questa partita. Andiamo dentro. Tutto pronto? Ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo. Fulham Cambridge United. Dobbiamo vincere per forza. Netto, ottimo recupero palla, Tavares, attenzione qui, Tavares, finta a filtrare dentro per Ambrosino, buon movimento Ambrosino per andare davanti alla porta, uno contro un Ambrosino, Ambrosino destro, rete, 1-0, segna Giuseppino Ambrosino, il primo gol personale per lui in questo video. Si vede quando la squadra sta bene, quando la squadra sta al 100% anche di lucidità. Ambrosino ha fatto un movimento spettacolare, tra l'altro c'era anche in mezzo Campos che aveva fatto il contromovimento, potevo anche metterla dentro bassa. 27 gol in 29 partite per Ambrosino, che viaggia con una media incredibile. Tacca il Fulham però, occhio perché non voglio subire gol. Adesso sinistro, bravissimo Alvarez che la tiene lì. Sono comunque sottovalutare il Fulham, sono noni con 42 punti, noi abbiamo tipo 47-48, quindi alla fine sono solo 7-8 punti di differenza, non sono niente. Ottimo recupero palla di Bennett, che poi prova a lanciare subito sulla corsa Tavares, che è molto esterno e molto largo. Tocco per Gray, che può accelerare, attenzione qui Gray, può andare fino in fondo, poi dentro, passa, è buona, filtrante dentro per Campos, che sul piede è buono, Campos da dietro Vagnoman, grande giocatore Vagno, mi sa che l'abbiamo avuto in una carriera. Attenzione al Fulham, bravo Villalba, mamma mia che difensore centrale sta dietro Campos, alla grande l'ha parato, buono il tocco per Tavares, che può andare davanti alla porta, quasi uno contro uno, lui è destro, può metterla dentro, basta per Ambrosino la palla, e poi Ambrosino sinistro, no, Ambrosino, ho sbagliato io perché pensavo di andare a botta sicura, invece dovevo metterla giù, cioè dovevo stopparla, tirare con il secondo tocco, ero convinto di andare a botta sicura, cavolo, invece è uscito un tiro brutto, c'era tutto il tempo a disposizione per stopparla e per tirare meglio con calma. Asimoe, tocco buono per Campos, che prova a scelare con 99 di velocità, dribbling, attenzione qui, filtrante dentro, buona per Ambrosino, Ambrosino uno contro uno, Ambrosino apre il piatto, lo fa e segna, e questa volta segna, 2-0 signori, grandissimo gol di Giuseppino Ambrosino, un gol che ci serviva anche per stare leggermente tranquilli. È sempre un pericolo arrivare negli ultimi 15-20 minuti con un solo gol di vantaggio. Sono 28 gol in 29 partite per Ambrosino, vuole battere il record storico di gol in Premier League. Villalba, ottimo recupero palla, sarà veramente difficile l'anno prossimo cambiare Villalba, perché la squadra mi sta piacendo tutta, a parte Tavares che comunque sì, alti e bassi, ma l'anno prossimo verrà cambiato. Mi piacerebbe prendere anche un difensore centrale più forte di Villalba, ma Villalba è in game, vi assicuro che rende tantissimo, è stato un acquisto spettacolare. Attenzione qui, bravissimo Alvarez che respinge con i pugni in corner, attenzione al cross di testa, bravissimo Gray, allontaniamo via, contropiede, anche perché possiamo anche chiuderla con un capo tecnico con Tavares che può volare, allarga dall'altro lato, buon tocco per Campos, 99 di velocità, vediamo un po' se li dimostra, vediamo un po', insomma Campos sinistro e super parata del portiere, mamma mia, con luce che sta pregando signori, incredibile, con il rosario in mano, colpo di testa, pallone fuori di poco, ci ha provato Giuseppino Ambrosino. Mancano 12 minuti alla fine, la partita sembra comunque in cassaforte, cerchiamo comunque di stare guardinghi fino all'ultimo secondo. Ottimo recupero palla di Gray, attenzione, il pressing finalmente ha funzionato, Barrios può andare dalla porta uno contro uno, Barrios destro e se lo merita cavolo, e se lo merita Barrios, un giocatore veramente importante che sta segnando poco, però vi assicuro che è un giocatore straordinario, è forse dei 3
centrocampisti è quello che mi sta convincendo di più, Barrios. E vabbè, capo tecnico, però mancano solo 2 minuti, quindi possiamo tranquillamente continuare giocando anche questi ultimi 30 secondi. 5 gol in 27 partite. Sono un po' pochi per un giocatore delle sue qualità. Diciamo che l'ideale per un centrocampista del suo calibro è quello. Intanto Moreira ha fatto una parata, infatti fallo di mano. L'ideale sarebbe arrivare in doppia cifra. Cioè, se Barrios mi fa 10 gol in Premier League più 3-4 gol nelle coppe, quindi arriva in totale a fare 13-14 gol, per me è promosso. E lui ha nelle corde questi numeri. Attenzione, cosa è successo? Si era buggato, non so cosa era successo. Boh. Va bene così comunque. L'Arsenal vince 3-2, vince anche il Liverpool, vince anche il City. Quindi purtroppo non è cambiato nulla a livello di classifica. Adesso abbiamo la prossima partita contro il Crystal Palace. Però la prossima partita è tra 2 giorni. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Forse un programma tutto sull'energia, ragazzi. Tutto sull'energia. E probabilmente ci sarà comunque qualche calciatore che non riuscirà a recuperare al 100%. Vediamo. Giovane rescinde il contratto. Sì, sono i giovani della primavera. Non ce ne frega assolutamente nulla. Sono delle pippe. Questa è la classifica. Siamo quarti con 52 punti. Manteniamo quindi momentaneamente il quarto posto. Però il Liverpool è dietro da 51. Vediamo il Crystal Palace, 12° con 36 punti. La squadra invece ha recuperato. Bravi, bravi tutti. Occhio a Campos, che è 88. Ma quanto cavolo è cresciuto Campos in questa stagione? Scusate, mi ha fatto più 4. Ambrosino più 3. Moreira più 3. Asimo è più 2. Barrios più 3. Tavares più 4. Mamma mia, Campos più 4. E mamma mia, 88. Fa impressione vederlo così forte, eh. Mamma mia. Andiamo dentro comunque per la quarta e ultima partita di questo video contro il Crystal Palace. Cerchiamo di chiudere in bellezza con una win. Tutto pronto, signori? Ci siamo, le squadre sono in campo. Cambridge United, Crystal Palace. Una partita che non possiamo sbagliare. Tavares diventa buona per Campos, che se la mette dentro con il destro ci può provare dalla distanza. Pallone fuori, mamma mia, pallone alle stelle per Campos. Vabbè, ci sta, con il piede non buono ci sta. A Campos perdoniamo tutto, per tutto quello che ha fatto di buono da quando stiamo giocando con lui. Manu Sanchez, attenzione al Crystal Palace, dentro bassa per il destro. 1-0 dopo 36 minuti. Non stiamo giocando una partita buona, eh? Assolutamente, assolutamente no. Non so cosa cavolo stia succedendo alla nostra formazione. Non sono per niente contento di questi 38 minuti fatti male, fatti molto male. Bene, tocco dentro buono per Gravide. Occhio perché forse riusciamo a rispondere subito. Ambrosino, scarico, campo sinistro, super parata di Diouf. Riusciamo quindi a riacciuffare il match prima della fine del primo tempo. Di testa, si è buttato qualcun occhio perché è rimasto a terra. Ok, ma non ci sono gli infortuni su questo gioco. Adesso sicuramente che, non lo so, adesso che l'ho detto, sicuramente perderemo tutti i giocatori. 7 crociati rotti contemporaneamente. Però, cioè, ancora non si è fatto male un giocatore. Uno di recupero comunque finisce il primo tempo. E così non va. Così non va, ragazzi. Così non va. Non possiamo perdere 3 punti importantissimi contro una squadra come il Crystal Palace. Barrios, tocco dentro buono per Campos. Attenzione qui, Campos. Campos, adesso non a distanza. Mamma mia, pallone fuori di poco. Ci ho riprovato. Ah, con la deviazione. Quindi forse l'ha presa il portiere. Non me ne ero accorto. Calcio d'angolo qui. Attenzione qui. Sembra buono di testa. Occhio. No, non ci credo. La palla era diventata buona. Stava diventando buona per Campos. Bene, tocco buono per Moreira. Ottimo lo scarico per Asimo. E dentro per Tavares. Tavares filtrando dentro per Barrios. Barrios, ci stava lo scarico per Ambrosino, che si stava muovendo bene. Si era mosso bene, anzi. Bene, tocco per Sforza, che allarga dall'altro lato. Bravo, dentro buona per Barrios. Filtrante, t'ho visto Ambrosino. Ok, destro secco, rete. Mamma mia, che giocatore Giuseppino Ambrosino. Prendi la palla, 1-1. 29, se non erro, 29 gol per lui in 30 partite. Adesso sicuramente la grafica ci aggiornerà con le sue statistiche, ma dovrebbero essere 29, infatti è così, ragazzi, 29 gol in 30 partite. Mi è uscita prima una grafica con il record di gol in Premier League, che è 36. Ma è 36 anche in Premier, mi sembra strano. Pensavo fosse più basso. Attenzione qui, Campos dribbling. No, Campos. Vorrei fare dei cambi, però prima, quando ho messo il dragone al posto di Gray, non mi ha convinto. Quindi, boh, me la sento sinceramente di fare questo cambio. Preferisco tenere Gray. Vorrei mettere Crespi, magari devo togliere Nuno Tavares. Ma Nuno Tavares è fortissimo di testa. Quindi, magari, non lo so, una palla alta, un corner, un cross. Potrebbe comunque essere decisivo. Attenzione qui, Alvarez, la palla resta lì, di testa 2 volte, la palla, poi attenzione, bravo Alvarez. Mamma mia, che rischio. Questo rimbalzo molto 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 pericoloso. 20 minuti alla fine, magari posso mettere i terzini offensivi. Infatti li metto adesso. Gray, attenzione qui, Gray allarga dall'altro lato, buono per Ambrosino davanti alla porta, 1 contro 1, dentro passa per Campos, che se la mette sul sinistro, viene fermato da dietro. Cavolo, cavolo, cavolo. Forza, allarga dall'altro lato, buono il tocco per Tavares. Attenzione qui, dentro filtrante per Ambrosino, che può andare davanti alla porta, 1 contro 1. E tu Ambrosino, e tu Ambrosino, c'è anche gente in mezzo, però vai da solo, 1 contro 1. Destro secco di Ambrosino, segna sempre da ogni posizione. Devo avere più fiducia in lui, perché davvero è un giocatore che sta diventando devastante in qualsiasi posizione, in qualsiasi tipologia di azione. Destro secco, pallone dentro, doppietta. Sono 30 gol in 30 partite per il miglior attaccante della storia della Premier League. E soprattutto
questo è un gol che ci permette di andare avanti e di portare a casa momentaneamente i 3 punti. E dico momentaneamente perché il Crystal Palace non ci sta, mancano 6 minuti alla fine. Attenzione qui, bravissimo Barrios che recupera palla. Che giocatore Barrios, forte a livello offensivo, forte a livello difensivo, è un giocatore veramente eccezionale. Asimue è molto veloce anche se stanco, vediamo un po' se ce la fa. Mamma mia, è un cavallo ragazzi, è un cavallo Asimue, non si ferma. Cross dentro, fallo di mano, dammelo magari, dammelo. Fallo di mano, mancano praticamente 60 secondi più il recupero. Mettiamo la punizione corta, tocco per Asimue, potremmo anche calciare per non subire un contropiede, 2 di recupero, potremmo anche andare magari sull'altra fascia per perdere un po' di tempo. Voglio il tocco qui per Bennett, poi cross dentro, è quasi un tiro, è quasi un tiro. Calcio d'angolo per noi a questo punto, signori, la partita si concluderà dopo questo corner. Di testa colpisce, traversa linea, chi ha segnato? E chi ha segnato? E chi volete che ha segnato? È lui, è Giuseppe Ambrosino, signori, 31 gol in 30 partite per l'attaccante più forte della storia della Premier League. Io lo dico, l'ho detto, lo dico e lo dirò, lo ribadisco, lo dirò per sempre. Incredibile. No, dai, autogol. Che falsi. Ma come autogol? Ma è attraversa linea, gol. Forse l'ha toccata con un po' il portiere, forse, dai. Ma perché mi dovete rovinare il finale del video? Perché? Cavolo. Era stato il 31esimo. Il 31esimo gol in 30 partite. Purtroppo non posso vedere. No, posso vedere forse le azioni salienti. Vediamo un po' se posso vedere l'ultimo gol. L'autogol, eccolo qui, lo rivediamo al volo. Tanto questa è l'ultima partita, quindi possiamo anche spendere 30 secondi. Vediamo un po'. Colpo di testa, poi la palla va sulla traversa, poi sbatte sulla schiena. Sarebbe comunque entrata, secondo me, la palla, eh. Vediamo da questa angolazione, si vede meglio. Traversa, poi la palla sbatte praticamente sulla schiena. Da qui si vede molto meglio. Sbatte sulla schiena e poi entra dentro. Per me sarebbe entrata lo stesso, eh. Rimbalzando poi per terra, chi lo sa. Chi lo sa, ragazzi, chi lo sa. Peccato, peccato. Molto sfortunato Ambrosino. E vabbè, fa niente. Pareggia l'Arsenal, perde il Liverpool. Perde il Liverpool e pareggia l'Arsenal. Questi sono risultati che ci soddisfano. Allora, la classifica la vediamo dopo. Ora controlliamo un attimo il programma di allenamento. Teniamo sempre come punto di riferimento il nostro Ambrosino. Possiamo fare un programma equilibrato. Anche perché sono un po' falsate, secondo me, queste statistiche, no? Questi cerchi. Perché sto notando che la squadra più diventa forte, più recupera in maniera veloce. Credo, poi magari mi sbaglio. No, vedete, a parte Villa, vabbè, ci sta. Magari facciamo un cambio. A parte che non c'ho neanche un difensore centrale, forse. Che io c'ho Madibo. Però vabbè, adesso vediamo chi schierare. Però a parte questo, comunque la squadra riesce a recuperare alla grande. Non è più come prima. Anche Barrios adesso sta recuperando. Bene. Questa qui è la classifica. Siamo al quarto posto con 55 punti a più 4 sull'Arsenal. E questa cosa è molto molto importante. Siamo un po' bloccati, signori, perché non possiamo né scendere né salire. Il Manchester United ha una partita in più. Quindi volendo, se vinciamo, andiamo a quota 58. Ma sono comunque tantissimi punti da recuperare. Credo che la Premier League sia impossibile da raggiungere. L'obiettivo adesso potrebbe essere quello di mantenere la zona Champions. Con l'Arsenal dietro, c'è anche il Liverpool. E bisogna stare attenti, ragazzi. Vediamo, abbiamo un mese veramente molto molto complicato con il West Ham. Anzi no, in realtà non è complicato, è abbastanza sempliciotto. Però è molto importante perché noi chiudiamo con Chelsea, City e United nelle ultime praticamente partite. Quindi i punti vanno fatti qui, così magari da arrivare alla partita con lo United o alla partita con il City con punti comunque abbastanza buoni di vantaggio rispetto alle altre. Occhio però all'ultima partita che è con il Manchester City. Quindi volendo, per assurdo, se vinciamo andiamo a quota 58, questa partita qua che abbiamo. Poi se vinciamo lo scontro diretto siamo a 61, quindi è come se fossimo a meno 5 dal Manchester United. Bisogna vincerle tutte e sperare che il Manchester United perda qualche punto per strada. È molto complicato, però mai dire mai. Io vi saluto e vi ringrazio qui dal Cambridge. È tutto, ci vediamo domani.